Amedeo Fini, lei è un artista di Fermignano, quindi nato a Fermignano, però residente a Fossombrone. Come è nata la sua passione per l'arte? Per l'arte viene fuori prevalentemente dall'Accademia di Belle Arti, quando è iniziato dal 69 al 73, in questi 4 anni si è modificato, ho modificato proprio tutto il modo di pensare che l'Istituto d'Arte di Urbino mi aveva dato in una concezione, diciamo, completamente diversa, più europea. Quindi la sua arte varia dalla scultura alla pittura? Certo, senza ombra di dubbio, perché la formazione accademica e anche quella dell'Istituto d'Arte portava proprio alla modificazione dei materiali, cioè dal ferro al legno alla ceramica. Ecco, qual è il suo primo lavoro? Da dove è partito? Questo è un volto, non so, di un bambino, di una persona, ma molto piccolo. È stato uno dei miei primi lavori, proprio appositamente, per la costruzione del tondino e l'oro. E in più, anche e soprattutto, il ferro, il tondino del ferro, cioè come si poteva lavorare, plasmare, saldare e renderlo un po' come la carne, come la parte viva. Cioè, quindi è sempre stata la mia passione. Quando sono partito dal plasmare, poi sono passato alla linea. La linea per me è fondamentale, perché è quella che rende la scultura leggera, abbastanza elegante, e poi dà anche la quantità del volume, pur non essendoci il volume. A me piace lavorare quasi tanti materiali, però rifinirli sempre con l'oro, oro orzechino oppure ottonella. Le prime opere eseguite con la scuola proprio cagliese, quella di lavorare il tondino di per sé, sia questa figura particolare di un uomo morto, di un soldato morto, che viene collegata anatomicamente sempre con tondini e la fusione totale, diciamo, del materiale stesso, dando la resa particolare. Poi dopo sono passato anche alla natura morta, dato che la natura morta era importante, ho incominciato a fare dei vasi, non solo le figure, ma il vaso fatto col tondino. Tra l'altro, prima di realizzare le sue opere, lei fa sempre dei bozzetti. Questo è uno degli ultimi pezzi particolari. Cosa rappresenta questo? Questi sono due bambini, cioè sarebbero i miei due nipoti. Uno è Ido e l'altro è Elia, in questo momento. Sono molto... è particolare come lavorazione, ma viene fuori da uno schizzo fatto a matita, ma poi dopo la realizzazione fatta è molto pesante, quindi è fatta esclusivamente con tondino grosso da 8 e qui poi dopo c'è la lavorazione sia del bolo che dell'oro come rifinitura e anticatura. Quindi è uno degli oggetti particolari che a me piace moltissimo. Quanto tempo ci vuole per realizzare questa scultura, questa opera? Dunque, se uno pensa al pensiero, ci vuole una settimana per pensarla, eccetera, perché deve avere anche una motivazione, deve avere quelle cose lì. Poi, nella costruzione, diciamo, del ferro ci vuole un giorno o due. Questi sono due volti che vengono realizzati nettamente con un solo naso, due occhi e una bocca solo. E queste sono le ultime figure, gli ultimi progetti che in realtà... Questi sono tutti da realizzare? Questi sono tutti da realizzare. Questo addirittura è il ballo di Matisse, no? L'ho voluto fare e voglio provarlo a farlo esclusivamente solo con il tondino di ferro. Questo è il momento attuale, quello politico, cioè quello dei politici, no? Dalla Meloni ad altri, destra a sinistra, in realtà è una giostra. Questo l'ho già realizzato o lo deve realizzare? No, lo devo realizzare e la voglio fare prima delle elezioni.